Buonasera signori e signori, buonasera e ben ritrovati sempre qui sul canale di PG Sports, a vostro fratello Noise, al mio fianco come sempre Moon Boy. Signori, questa è la quinta settimana della sua prima giornata di LEC. Già, adesso siamo a una terza partita che si spera ci risvegli un pochino dal torpore del game precedente, perché la scorsa è stata un po'... Un po' calma, troppo calma. Sì, calma, ma è una di quelle partite che guarderei, tipo, magari me la riguardo stasera a letto prima di andare a dormire. Ah, ok, no, infatti conciliarmi il sonno. Dicevo, perché vorresti riguardartela? C'è qualcosa che forse vuoi analizzare? Sempre un motivo, bravo. Adesso invece si torna un po' su un territorio diverso, perché adesso andiamo a vedere IG2 giocare, quindi a differenza degli Schalke, che è un team che non sta vincendo per adesso, infatti esce da una settimana 0-2 disastrosa, è la fine del mondo. È vero. Non è ovviamente vero. No, sono i G2 che Trollo. Hanno avuto una settimana, abbiamo visto le delle cose. Happy Games, i famosi Happy Games dei G2, li conosciamo molto bene. Li conosciamo bene o loro ci hanno abituato? Così, capito? Se tu continui a dire che le stai solo trollando, non vedi l'errore. Sì, i G2 in questo momento hanno proprio la plotta, hanno tutte le scuse del mondo. Perché dici, hai perso due game di fila in una settimana trovo. E dici, sì, ma abbiamo roll swappato, abbiamo adesso caps in bot, perché dobbiamo abituarci un po' a questi nuovi ruoli, e dici, effetti non gli posso dire niente, hanno vinto tutto il resto, hanno fatto, e chiaramente da un team del genere ti aspetti sempre di più, però il fatto che abbiano sempre questo alone del vogliamo comunque migliorare, e per migliorare dobbiamo sperimentare, per sperimentare dobbiamo fare cose che a volte vuol dire che perdiamo qualche partita. Sì, può essere. Va bene, G2, va bene. Fai la tua settimana 0-2, ma poi ti voglio vedere in finale. Non voglio vedere gli Origin con il loro game da 60 minuti e una finale che dura 3 giorni. Ecco. Sì, questo è vero, ma allora, devo essere sincero, a mio avviso, sei contro EXL. Che attualmente avevano avuto un buon inizio di stagione, poi sono un po' persi, però vedendo anche semplicemente la classifica riconosciamo bene che parlavamo anche un po' del a livello collaterale, diciamo, di questa classifica, il fatto che ci sia un bel blocco sostanzioso, sì. E una vittoria e una sconfitta per adesso ancora fa la differenza, e dovendo arrivare alla chiusura di questa prima andata, diciamo, dello Spring Split, fa un po' strano, perché per esempio basti guardare anche il PG Nationals, molti degli equilibri, grazie anche alla Super Week, si sono un po' sfaldati proprio il giorno successivo, diciamo, tra il giorno successivo e la chiusura del giorno di andata. Quindi anche qui vedere per l'appunto al fianco dei G2 così tanti team ad un punto di distanza, allo stesso punto, fa un po' strano, complice ovviamente anche lo 0-2 di questi G2 che è della scorsa settimana, però va anche un po' a falsare, diciamo, le prospettive, perché adesso dici, gli EXL potrebbe anche essere una vittoria abbastanza semplice, potrebbe anche non esserlo. Sì, certo, c'è sempre un po' quel dubbio, esatto. EXL in questo momento come team ha perso molto un po' i loro early game, solitamente hanno comunque dei giocatori abbastanza capaci, abbastanza consapevoli di quello che stanno facendo, che gli early game vanno solitamente abbastanza a loro favore, con delle buone performance in fase di corsia, delle buone influenze soprattutto da parte di Kedril in giungla, che è un ottimo leader per questa squadra. Il problema più grande sembra... Oh, guarda, una maglia rappresentante italiano. Ciao, salutiamo. Un nostro connazionale che... Come stavo dicendo, problematica forse principale in questo momento degli EXL è il fatto che raramente quella buona performance d'early game riesce a travasarsi anche nel mid e nel late game, e contro un team come i G2, se vuoi vincere di early game devi vincere pesante, e non so se gli EXL riusciranno a spingere così tanto. Countdown ricco di tensione, con una ampia presentazione. Sì, più che altro la menzione più importante sarà per l'appunto come gli EXL si approcceranno e come ovviamente sfrutteranno un po' anche i punti deboli dei G2, che soprattutto in questo anno si stanno mostrando sempre più. Ma signori, selezione dei campioni, vediamo subito il trittico Ezra, Rakan e Jarvan a vedersi rimossi dalla Champion Pool degli EXL. Ricambiano gli EXL con Syndra e Soraka per evitare di dare ancora una volta a Wunder questo campione che, ricordiamo, ancora non ha subito quei nerf che l'hanno toccata nei server live sulla 10.4, quindi ancora un campione molto valido.
per la corsia superiore. Aphelios pure rimosso come terzo banda da parte di XL, quindi Caps questa volta non potrà intare così facilmente con Aphelios. Se vorrà intare dovrà farlo con un altro campione, e quindi ti assicuri comunque Miss Fortune, una di carry immobile, vulnerabile e facile da aggredire. Mi sembra giusto. Adesso vediamo il primo pick. Libero Gragas per Kedral. Mi aspetto che sia proprio Gragas a essere selezionato. È quello qui per l'appunto che si va ad affiancare nella composizione, soprattutto lato jungle per Kedral. E poi subito Varus. Interessante andare ovviamente a rispondere giungla per giungla. Questo è un Karthus che vorrei poter dire giungla nelle mani di Jankos, ma potrebbe essere ovunque in realtà. Realisticamente sì, ma sì, mi aspetto di vederlo proprio nel ruolo della giungla, perché è qualcosa che sta anch'io nascendo sempre di più, ed è sempre stato uno di questi campioni, di questi jungler che offre innanzitutto una fonte di DPS enorme dalla giungla, che è abbastanza raro da considerare se appunto prendi un po' gli altri jungler. Gragas, sì, un jungler AP, ha molto danno, ma non è un damage dealer consistente, non è un mago, ecco. Karthus è un mago, scala in maniera fantastica, e in questo stile di gioco appunto iniziale, sempre un po' di, adesso stiamo arrivando alla metà dello split, ma quando le squadre stanno ancora cercando un po' la loro identità e cercando un po' la corretta via verso la vittoria per loro, puntare allo scaling, puntare alle fasi finali di gioco, prendi un Karthus, ci affianchi un Ornn, vai sul sicuro. Sì, non è una Sejuani, ma scalerà ben più di Sejuani, e il tank già ce l'hai, è Ornn, quindi perché preoccuparti? È un Karthus che avrà magari nei primi minuti non vita semplice, ma conoscendo i G2 possono effettivamente mettere mano a quelle che sono le azioni proattive di Kedral con questo Gragas. Vedremo anche un po' l'attenzione degli XL, dove si andrà a posare, perché la corsia superiore, sì, ok, hai potuto selezionare Sett, che si comporta anche molto bene contro Ornn, tutto sommato, con la sua W con i danni puri, che va un po' a vanificare la resistenza dello stesso Ornn di Wunder, così come anche la possibilità di poterlo schiacciare al suolo su tutta la composizione nemica. Questa è una cosa non di meno importante, anche il fatto di poter rimuovere così il doppio tocco dell'evocazione della forgia. Già, ci sono buoni controlli per esatto impedire ai G2 di utilizzare quella suprema in maniera 100% efficiente. E conoscendo i G2, in realtà vedo un Karthus, sì, immagino giungla, ma ho sempre quella vocina nel retro del cervello che sussurra funneling. No, ti prego no, perché io non ci stavo pensando neanche in questa partita. Perché mi devi mettere il tarlo? Ora penserò solo a quello. Siamo quasi alla fine della draft, ma abbiamo grazie soltanto qualche secondo per la prima conclusione. Una nota interessante è che i G2 hanno dedicato entrambi i ban della loro seconda fase per bannare qualcosa di mirato, non qualcosa che magari necessariamente vuoi un po' contenderti nella draft, ma proprio rimuovi Yasuo per togliere Ezio Gragas e rimuovi Braum per impedire quel potentissimo muro contro sia Ornn che Miss Fortune. Esce, diciamo, immacolato da questa fase di ban. Abbastanza leggibile, ovviamente, la combinazione Gragas Yasuo per questa ondata rimossa. Il pick di Aatrox è molto interessante. Già. Molto, perché vuol dire che questo Ornn potrebbe ancora flexare. Già. L'abbiamo visto prevalentemente in LCS. In LCS, dicevo, Ornn in corsia centrale. Quindi c'è ancora questa possibilità, ma anche Aatrox, volendo, si può predisporre molto bene. Già. E paradossalmente tutti e tre potrebbero andare anche in giungla, proprio flexando al massimo. È vero, è vero. Puoi essere molto creativo con questi pick. Quello che ci aspettiamo alla fine sarà Aatrox in corsia superiore, Karthus in giungla, esatto, Ornn in corsia centrale, in modo tale che non è quello, non è un funneling, ma è comunque un mid laner che assorbe poche risorse come un tank, che comunque si dedica più che altro anche a potenziare eventualmente verso le fasi finali di gioco un Karthus. E abbiamo una Vayne top. Io direi Vayne mid per Ornn. Questa sì che è una risposta bella succosa. Oppure Vayne jungle, certo. Palesemente Vayne in giungla e Gragas mid, cioè, insomma, parliamo di chiaro, sempre una teenage. Questa è una risposta che aveva debuttato Caps un tempo, quando il meta della corsia centrale era popolato di tank come io me lo ricordo ancora quel crossover. Fatemi piccare Vayne che la vinciamo. Sì. E poi sì, sì, sì. E Vayne è un campione che chiaramente contro i tanks se la cava molto bene. Tipicamente
a livello magari un pochino più solo QS-co, sì, piccare pure una Vayne top nei campioni, contro campioni che fanno molto affidamento sulla, sullo scontro corpo a corpo. L'abbiamo vista spesso come counter pick di Mordekaiser, o in generale contro i tanks la cava molto bene grazie ai suoi dardi d'argento. È comunque un po' punitivo perché la top lane è una corsia lunga dove comunque quindi poi devi esporti se sei un AD carry, se sei un campione quella da gettata. Quella centrale invece, corsia centrale ti permette di essere molto più tranquillo e anche punitivo senza dover sacrificare all'una per l'altra. Esatto. Qui vediamo un po' di striscioni, un po' di cartelloni per i G2 e i fan che li accompagnano sempre all'interno dello studio. Sono due draft che, devo essere sincero, mi piacciono molto. Il, anche solo quell'inserimento di Vayne in corsa centrale per andare anche un po' a vanificare l'utilizzo di Ornn. Un Ornn che voleva avere una vita piuttosto semplice contro un mago, inizi già con un bel cappuccio spettrale fin dei primi minuti, puoi iniziare a itemizzare anche direttamente nella corsia, insomma qualcosa che sicuramente ti potrà facilitare. Un'ottima posizione anche a livello di roaming per Ornn, andare ad aiutare la corsia inferiore così come anche il jungler verso la tana del messaggero o del drago. Già, sicuramente un po' scammato qua Perks in questa draft dove sì, fatemi tornare mid, mi annoio a fare la di carry. Ok, vai mid, gioca Ornn contro Vayne. Posso tornare? No, no. Ma signori, la panoramica ci porta direttamente lì su Rune Terra, la landa dei evocatori con Jankos che inizia a press spammare le Q di questo Karthus. E questi sono i G2 che andranno a combattere contro gli XL. E ovviamente da casa faccio parlare un po' il coro nel frattempo. Grande rappresentanza da parte di entrambi i fandom, sì, e questa è una cosa sempre... È bello da vedere soprattutto perché uno di questi team è i G2. Il fatto che i fan degli XL riescano a rispondere a tono è... Potremmo già stare zitti per tutto l'early game, immagino. Potremmo anche... Andranno avanti fino a 5-6 minuti forse. Questo mi ricorda, mi riporta molto a Parigi, a quella, quel mondiale. I cori che si sentivano all'interno dello stadio. Ovviamente non potevano mancare TSM. TSM, ricordiamo perché sono stati persi vincitori dello scorso mondiale, TSM. Come no? Non c'è stato neanche bisogno di presentarsi, così forti da distruggere ogni speranza. Adesso qui vediamo la corsa centrale, per appunto con Miki che ovviamente abuserà il più possibile di questa corsia centrale. Perks spamma un po' di risata perché che deve fare? Sarà l'unico modo in cui potrà veramente divertirsi in questa lane. Oggi è Luca Bazooka. Cercare di lassitare un minion e prendersi subito tre attacchi da parte di Mikey, che quindi proc l'attacco sostenuto. Per fortuna non aveva ancora il livello 2, quindi quei dardi d'argento. Lo compatisco un po', devo essere sincero. Sì. Se dici questo soltanto perché non hai mai una posizione predefinita e giochi un po' tutto ovunque. Sì. Questo è il motivo. Sì. Quindi ogni volta per te è un nuovo incontro. Conosco lo struggle di... Esatto. Cosa hanno top? Guarda, è un brand top? È una... Vayne. Oh. Ok. Già. E improvvisamente la partita assume un tono completamente diverso. E euforico! In ogni caso però Perks comunque... Finché rimane... Allora, la cosa buona è che... Quando è un Ornn, questo lo ripetiamo sempre, quando è un Ornn non ti interessa vincere o perdere, è più preoccupazione del team avversario guadagnare qualcosa da quell'Ornn. Sì, devo dire, non aiuta la telecamera che è fissa qua in corsia sì, centrale. Sì, questo sicuro, perché vorrei anche vedere anche altro, però sì, direi che questa è un happy camera. Sì, a quanto pare la trasmissione di oggi di LEC è un... È un... vernice che si asciuga, no? Credo che... Possiamo passare al nostro... Gare di sottomarini. Gare di sottomarini e... Entusiasmanti. Attenzione, vediamo uno Jankos selvatico. Jankos che nel frattempo ha pulito tutta la sua giungla, come vediamo dalla minimappa, tutti i campi sono vuoti. Chiaramente Karthus ha una rapidità di pulizia che è sensazionale. Nel momento in cui hai il potenziamento blu e quindi non ti devi più preoccupare del mana, spam, 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 i campi muoiono. Adesso che è... Attenzione, muro su Miki, primo colpo ma un'ottima rotolata. Capriola per Miki, è facile per lui riposizionarsi. Però, se non altro,
mandi un attimo un po' di pressione in corsa centrale, che è quello che vorresti fare. Esatto, è tutto ciò, è tutto ciò che Jankos voleva fare, semplicemente affacciarsi mid e dire: ok, ti stai divertendo con questa main, però calmati un attimo, lascia vivere anche il mio mid laner, lascialo respirare un attimo, prendere due CS e tornare in base, e poi torna al suo farming tranquillo, perché adesso Perks può tornare in base, utilizza il suo teletrasporto. Vediamo comunque un'itemizzazione che avanza molto a rilento per questo Ornn. La differenza in CS è schiacciante in questo momento, con Mikey che può avere due intere wave di vantaggio, ma non Wunder la... no, quello non era la direzione quella corretta, non è la doppia W che vorresti, però se non altro ha parato il danno del terzo proc, quindi è qualcosa per Expect. E in quella corsia superiore Aatrox contro Sett è un matchup abbastanza interessante, perché entrambi possono prendersi ammazzate e ammazzarsi, raggiunti anche i livelli hanno più avanzati. Tutti il potenziale per uccidersi. Entrambi sono campioni che tipicamente sei in lane, cerchi trade ogni tanto, usi le tue abilità per fare il massimo danno possibile, per cercare di portare gli avversari in range di poi con il prossimo trade ucciderli. E entrambi i campioni raggiungono il 6, quando raggiungono il 6 fanno sì, finalmente posso combattere al massimo il mio potenziale. Quindi potremmo vederne delle belle su quel lato superiore di mappa, soprattutto se consideriamo anche un possibile intervento da parte dei jungler. Ma molto grava un po' sulle spalle di Kedrel, che chiaramente dovrà farsi un po' il peso della responsabilità, della proattività di questa partita con questo Gragas, perché non puoi fare certo affidamento su Jankos, che se fosse per lui passerebbe tutto il game in giungla a farmare, finché non esce dalla giungla a 35 minuti con 4 oggetti completi, schiaccia R e uno shot gli AD carry avversari, perché questo è tutto R gameplay da 200 anni di experience. Certo, ovvio. Infatti sarà prerogativa di Kedrel cercare quante più azioni aggressive possibili, oltre ovviamente a non farsi rubare i campi da Jankos, ma trovare fin da subito delle buone azioni molto molto proattive. Nel frattempo vediamo alcuni livelli 6 essere raggiunti con Perks, che è il proprio Expect. Anche lui ha quel livello 6 poco prima di Wunder, che dovrebbe trovarlo qua tra pochi minion, ma cercano di forzare l'aggressione G2 ancora prima di quel livello 6, quindi... molto rischioso in quel momento, anche se Perk si fosse avvicinato abbastanza da usare la Suprema. La prospettiva sempre di avere un set dall'altro lato con la Suprema disponibile per portarsi in salvo. Un veloce ingaggio con Patrick, che però si vede già inficiare parecchio le barre degli HP. Più che altro il livello 6 era alle porte per entrambi, quindi i semplici minion di quella corsia avrebbero dato il livello 6. Ora ci riprovano. Jankos, muro del piatto, si lancia in avanti. Wunder! Forza il flash di Expect ed è già qualcosa. No, ora sì, ora che entrambi hanno il 6, quell'aggressione è molto più concreta. Expect ha addirittura appena usato il teletrasporto per tornare in corsia, quindi se fossero riusciti a punirlo e ucciderlo in una circostanza del genere, il profitto sul lato superiore di mappa sarebbe stato enorme, con Wunder che sarebbe stato veramente contento. Oh no. Il lock up su Mikey, l'evocazione della forgia, l'R di Karthus e il primo sangue, il Requiem di Jankos. Holy moly, IG2 e Vayne gambe spezzate. Ah, Mikey, quel colpo di torre non è qualcosa che volevi permetterti di prendere. Fai il passo più lungo della gamba, Perks con l'ustione letta poco fa dal libro di incantesimi non sigillato, il figlio di Astri si porta a casa una praticamente solo kill, se non fosse che ancora meglio l'ha donata al proprio jungler. Già. E lì purtroppo Mikey sì, ha fatto il passo più lungo della gamba, la Suprema utilizzata quando ormai la capriola non era più disponibile. Perks che comunque ridireziona la Suprema verso Mikey qualora dovesse sopravvivere al Requiem. E vediamo che Mikey non ha nemmeno utilizzato la guarigione, perché sapeva che in quelle circostanze tra una volta e l'altra sarebbe comunque morto. Drago! Tra l'altro un drago della nuvola che cade, quindi tanto di cappello a questi G2 che si avvantaggiano enormemente con un altro po' di cooldown reduction. Ora Expect si lancia in avanti, ma non si aspetta anche Mikey insieme a Jankos ai primi controlli, però sta però una W fondamentale, pugni nelle mani da parte di Expect che va a inficiare parecchio la barra di HP di Mikey. Già, ma alla fine in 1-3, se consideriamo anche i caps delle vicinanze, non puoi veramente permetterti di fare più di tanto. E questi saranno altri campi della giungla raccolti da Jankos, che adesso quindi è su 57 farm, lo stesso numero del proprio mid laner e lo stesso anche del jungler avversario, perché Kedrel, anche lui dalla sua, ha passato gran parte del suo tempo a farmare, non essendo riuscito a essere molto proattivo con questo Gragas. C'è anche a dire che l'unica effettivamente lane dove potevi andare un po' a
ad impattare alla corsa superiore, perché Wunder stava spingendo davvero davvero tanto, ed è proprio dove Jankos e Wunder hanno subito abbattuto i primi colpi, i primi gank. Questo tentativo di dive, forse preparazione per un dive da parte di Excel, mi preoccupa, perché Thor è al 5 e un Nautilus al 5 è molto fragile anche contro un Horn. Horn oltretutto che è all'8, ha quasi la suprema disponibile. Vengono cacciati, per fortuna loro, direi. Sì, c'era anche Jankos vicino, Requiem a breve disponibile di nuovo. Non la migliore delle situazioni. E purtroppo per Miki, ovviamente, inizia a farsi sempre più difficile la corsia centrale, dove si vede passare un po' tutti quanti. Già. Nonostante quel vantaggio in CS ti aiuti direttamente contro Horn, non è lui che vuoi superare. Certo, dire, ah sì, sono più forte del tank avversario. Ok, bravo, ma devi sfruttare quel forte matchup per prenderti un pesante vantaggio e farlo valere. Ma prima torre, un'ottima proattività. Lato Excel, trovano così. Oh, no. Un altro knock up. Miki, professore della Forgia, lancia tutto. Flash, Ial. E adesso Karthus non spende neanche il Requiem, che dovrebbe tornare adesso. Eccolo qua. Tornato ora. Ma non ce n'è bisogno. Ha già scritto il destino di Miki. Già, e questa volta è uno 0-2 pesante. Non solo muore, ma cede anche guarigione e flash, entrambe le summoner, senza che i G2 debbano utilizzare nessuna delle loro. E la stacca anche di Requiem, di raccolto oscuro, perdonami. Già. Come se non bastasse. Oltretutto, ancora una volta è... Rivediamo ancora qua l'azione. Perks che trova un knock-up al limite dell'assurdo, con probabilmente l'ultimo pixel dello knock-up ad aria. Miki che cerca di portarsi in salvo con il flash e guarigione che però vengono utilizzati. Mamma, prima che danni. Che il caprone venga reindirizzato e quindi prima che possa usarli per evitare il knock-up. E poi bastano due Q in isolamento da parte di Jankos, che ovviamente hanno il danno aumentato, quindi hanno il proc del raccolto oscuro, E facile kill raccolta da parte dei G2, 2-0-0. Adesso il Karthus di Jankos, lo scaling non è più una prospettiva tanto lontana. Più che altro il problema è, hai draftato Vayne, tutto molto bello, sì, è un ranged contro un melee, ok, ma sei pur sempre una di carry, sei pur sempre fragile, e per quanto tu abbia la capriola non è che ti fa volare da una parte all'altra della corsia, e molte volte lo vediamo per appunto esporsi senza un vero e proprio motivo. Hai spinto la corsia? Ok, va bene. Fine ai primi 2-3 livelli? Forza pure la placca. Ma arrivati a questo punto, sai benissimo che Perks, con già i primi oggetti, semplicemente quel ninja Tabi, inizia già a essere molto più resistente. Ti corre in faccia, trova il knock-up ed è sempre in concomitanza con l'arrivo di Jankos. Te lo devi aspettare a questo punto. Oi! Un ottimo per l'esplosivo però da questa parte. Caps è subito pronto con il proprio cronografo, che adesso viene rotto, ma pronto Tore con l'ancora e Padre che raccoglie velocemente. Qui finalmente Miki insieme anche all'intervento di Expect, probabilmente una faccia sfasciata, ma ora nuovamente si trova nel lato sbagliato. Tom. E Wunder, Ding Dong, sono alla porta ed è Wunder. Se non altro i G2 non escono da questa catena di azioni a mani vuote, hanno perso due campioni su due lati diversi di mappa, ma la risposta arriva comunque ed è una kill su Wunder, delle quali G2 sono molto contenti. Sì. Guardi il resto, una kill a testa per gli AD carry nemici non è esattamente ciò che vorresti, non dopo l'inizio un po' che hai avuto all'interno della partita, ma... Volevi dire, Patrick. Scusa? Patrick lo sapeva. Sì. Lo vedi con il flash, con la purificazione, vedi il canale di luce divina che ti è... Potevi curarti con la... Ma non c'era ancora la lama della rovina. No. Se no eri lì che sparavici, curati, curati. C'erano sì le componenti, ma non c'erano minioni. Avvicinarsi a Perks vuol dire soltanto concedere un assist, che sono gold in più. Quindi a quel punto tanto vale starsene lontano e accettare il proprio fato. 3-0-1 adesso Jankos, sempre quel 100% di kill participation. Con quell'assist in corsia centrale. La vedo dura non ottenere... assist e uccisione. Sì, la vedo dura in generale per gli Excel, per il loro futuro, perché abbiamo parlato di come il loro early game fosse un po' il loro miglior lato, la loro miglior prospettiva in questa partita, e non è un early game che sta andando tanto bene per loro, perché l'early game dei G2 sta diventando il loro late game, con tutte queste risorse su Karthus, il tuo carry principale ha già raggiunto una fase ideale. E qua vediamo cosa è successo a Patrick, dove ha perso tutta quella vita. Si è attardato un po' per prendere l'ultima placcatura. Greedy! Quei 120 gold. Questa è una lezione importante per tutti. Tutti. Una lezione di vita. Chi troppo vuole, nulla stringe. Nulla stringe. E così è stato. O per meglio dire, se vuoi troppo, ti arriva un Requiem in faccia.
è una... vita reale. Proprio... Sì, sì, è la... questa è la versione dialettale. La versione dialettale. Che arriva un requiem in faccia. È un vero peccato perché, beh, se non altro non avevi una taglia su di te. Perché un'altra cosa molto brutta è che Jankos raccoglie tutto, in tutti i sensi. Già, e lo vediamo adesso, 5800 gold. Ha completato pure il suo Magi, perché a questo punto con 7 stack, con l'andamento che ha preso la partita, perché no? Questo è il game annuale dove Jankos può giocare un carry e gli permettono di... Ok. Ok, Patrick. Va bene. E va bene anche Caps. Sì, quella, vabbè, è una suprema che non dovresti averne bisogno nei prossimi minuti. Devi capire, Mumbai, che ci sono degli script interessanti che... No, 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 aspetta, fammelo rivedere. Aspetta, guarda. Oh. Okay. Però, se vedi, è la possibilità di poter muoverti più velocemente. Ah, ok. Triplo lock up per Tore, che ci saluta a schermo bianco e nero. Inserimento di Expect e aspettatelo che ti arriva il team in faccia dei G2. Faccia l'uccisione. E questo si chiama rendere il favore a Caps. Caps ha sprecato una suprema e gli XL si sono suicidati due alla volta. Sì, sì, alla fine è tutto così bello. È tutta questione di etichette, no? Di bon ton. Caps che flasha via dal flash ulti avversario e quindi dice: beh, lui ha usato il suo flash, ho usato il mio flash, lui ha usato la ulti. Ma come sì, possiamo riequilibrare? Certo. Combattiamo ad armi pari per dimostrare che i G2 non hanno niente da... per dimostrare che non hanno niente da dimostrare e che possono vincere anche qualsiasi schermaglia e qualsiasi fight senza giocare al loro massimo potenziale. Tra l'altro vedo che ci stacca adesso sul Magi. Tra l'altro vedo che stai affinando anche le tue competenze di cufaggine, perché hai parlato di ulti non utilizzabili in questo frangente. Non e subito è subito partito tutti i fight. Però per tua fortuna gli XL. Grazie per averlo notato. Ci sto lavorando molto. Grazie per averlo notato. Non c'è di che. E Jacos continua a mantenere il suo kill participation 100%. C'è da notare che nonostante tutto gli XL sono pari in gold, sì, questo ai è vero. G2, perché hanno preso quelle due torri, hanno avuto la priorità alta sul messaggero e quindi il gold delle strutture va un po' a pareggiare la differenza delle uccisioni e del farm che comunque va a favore dei G2. E non è chiaramente una differenza che ti aspetti durerà a lungo, perché piano piano i G2 faranno valere quelle uccisioni e tutte le loro statistiche, tutto il loro valore per abbattere le strutture e riprendersi. Il problema è che... allora, il problema è che se le tue risorse sono... da parte, la cosa assurda è anche questa. Gli XL hanno le risorse praticamente uguali ai G2 e sono anche ben distribuite, perché hai un'uccisione sull'altro di carry, un'uccisione sull'altro di carry, e tutto sommato va bene perché sono loro a dover fare danno e il resto è peeling. Il problema è che hai dato così tante uccisioni a Karthus e quella R arriverà a un certo punto in cui puoi essere forte quanto vuoi con Patrick, quindi addirittura un ottimo utilizzo delle proprie summoner, ma l'arrivo della suprema di Horde va un po' a tagliare la strada, ma nulla di fatto. Dicevo, quel Karthus arriva a un certo punto che non gli serve arrivare sulla tua backline, ci arriva a prescindere. Sì, assolutamente, anzi Karthus comunque nelle fasi finali di gioco vuole essere nella backline e vuole gettarsi in mezzo, morire, continuare a fare DPS da morto e costringere il team avversario a agire un po' di conseguenza. Ah sì, io sono morto, ma tu non potrai fare altrimenti. Barile per cercare di pulire un po' qua l'ondata, ma in bot nel frattempo Wunder. Parte il Requiem, Mickey si darà molti HP rimossi, Wunder l'ultimo colpo, un ottimo gioco di gambe, 1-2 tattico da parte di Mickey, che riesce con l'ultima capriola a ottenerne l'uccisione, qui Wunder passo falso, attenzione, molto leggibile. Perché gli XL sono a caccia nel 4 contro 4, potrebbero cercare di fare qualcosa adesso che il loro midlaner ha trovato l'1v1 in corsia laterale. Eh sì, un campione come Vayne è perfetto se vuoi cercare 1v1 in split push e... Jankos probabilmente gli rode un po' che è stato chiamata la suprema per cercare di abbattere l'avversario. Non solo non ha trovato l'uccisione, ha sprecato la sua ulti, quindi non potrà lanciarla per prendere altre kill in altre circostanze. Adesso dovranno rallentare un po' i ritmi G2, ma questa non è una grande preoccupazione per loro. Tipica Vayne top contro un Latrox. Adesso vediamo, perché c'è un drago dell'oceano e dubito che gli XL vogliono regalarlo, ma la posizione non è a loro favorevole. Poca vision da parte di XL.
Sì, infatti si stanno facendo un po' avanti, stanno cercando di ottenere informazioni e parte il fight. Parte il team fight, la mano dello Zenith più l'evocazione del Caprone, il doppio no cap, Kedren è costretto al cronografo già in fine vita. Arriva la, ancora la suprema disponibile da parte di Patrick, adesso ha lanciato un ottimo colpo da parte di Miki per guadagnare tempo. Dall'altra parte però Miki guadagna tantissimo tempo sulla backline e arriva la powerbomb su Mikix. Tore ingaggia su Wunder ma gli regala una facile uccisione. Patrick uno contro uno, l'arrivo anche di Perks, cercano il knock-up finale, lo troveranno. Doppia uccisione per Wunder che si riscatta così e adesso si va sul drago. La G2 che dividono un po' lo scontro in queste circostanze, ma Miki adesso ha di nuovo la ulti. Oh, attenzione però, Miki si lancia in avanti e Jankos è pronto a raccogliere però e prende anche la taglia. Let's go. Taglia, soldini, stack, uccisioni, tutto quello che vuoi. Raccolto scuro. Questo Karthus continua a essere terrificante. Rivediamo ancora una volta questo fight, perché l'ottimo engage da parte dei G2 coglie un po' gli XL in questo corridoio. Kedren e Tore, nonostante debbano prima o poi diventare un po' delle polpette resistenti, per adesso sono ancora molto fragili. Quindi eliminato uno, l'altro subito costretto alla fuga. Come ha fatto molto ridere Expect, che prende Mikix a bassissima vita e lo schianta ancora una volta per terra. Il 2v1 di Wunder praticamente, che elimina prima un membro della botlane e poi l'altro con l'inserimento di Perks. E Jankos e Caps che arrivano un po' tardi al fight perché erano stati distratti da Mikix sul lato inferiore dello scontro, che adesso cerca un po' di riproporsi per prendere l'uccisione su Perks. Se la porta a casa, ma paga ancora una volta con la sua vita, e non è una vita qualsiasi, è una vita che va a Jankos. Wunder su Expect, l'ultimo colpo, faccia sfasciate, boom, schiacciato al suolo. Sempre molto soddisfacente vedere un Aatrox che uccide qualcuno con la terza Q. Sì, questo è vero. È proprio una bella animazione. Dà un senso quella. Proprio di schiacciarlo a terra. È proprio bella. Complimenti, complimenti sì. Riot. È una sensazione di potere non indifferente. Ti fa stare bene. Proprio giocate, siete un po' stressati, ma stavo giocate Aatrox. Sì. Anche i minion fanno bene. I minion vanno esatto. Fermatevi al training. Adesso i G2, parlavamo delle loro assenze di torri, beh, sono tre torri a due e stanno anche per ottenere la torre interna della corsa inferiore, oltre che quella già centrale conquistata. Aprono di fatto molte delle mappe che gli XL avevano soltanto preso e hanno usato con quelle prime torri. Già, e adesso siamo 4-2 in torre, da che eravamo 2-0 per gli XL stessi, quindi con il drago dell'oceano che potrebbe fornire l'anima, gli G2 alle porte, con ormai 3 minuti e poco più di cooldown. Sì, altre risorse per Karthus, rigenerazioni, perché no? Karthus però c'è da dire, è rimasto un po' indietro a livello di gold, un tempo era il più alto praticamente della partita, adesso Wunder l'ha superato, anche Patrick l'ha superato, sta contendendo un po' quella seconda posizione del suo team con Caps, che sta comunque mantenendo un ottimo ritmo di farm con questa Miss Fortune. Per gli XL quel Karthus rimarrà sempre un problema, perché anche se lo uccidi, Karthus ha quella bellissima passiva che gli permette comunque di essere rilevante per qualche secondo dopo l'unico la sua morte. L'unico modo è trovarlo fuori posizione, ucciderlo subito e arretrare. Già. E non puoi però fatare, perché arrivati a questo punto anche il Rekam comunque toglierà, non magari non metà HP sui tuoi carry, ma poco ci manca, ed è una cosa che non puoi rischiare. Il problema più grande da questo punto di vista per gli XL è che la loro composizione non ha molti... in inglese si chiamano non-committal engage, che sono quegli engage che puoi utilizzare senza dover andare all-in. Cose come la Suprema di Sejuani, engage che puoi lanciare dalla lunga distanza. La ulti di Gragas per certi versi è così, però Gragas vuole comunque lanciarsi con la spanciata. Lama dello Zenith, Tore trovato dal doppio lock-up, subito parte la Suprema da parte di Caps, trovano i danni necessari, un ottimo esplosivo, faccia sfasciata, oh! Lo shutdown, poi powerbomb su Mikix. Si accende avanti, arriva però il Rekam e Mikix troverà comunque l'uccisione ai danni di Expect, ma Expect cosa ha fatto? Yeah, pazzesco! Trova lì quella kill di cui stavamo parlando. E anche se per l'appunto non è nel. Non riescono a nullificare il fight immediatamente, è una situazione in cui comunque i G2 non vogliono nemmeno tanto fightare senza il loro Karthus. E qua rivediamo ancora una volta tutta l'azione, perché è stato Tore essere preso fuori posizione con questo Nautilus. Lo vediamo addirittura 4 livelli sotto Jankos, quindi i danni che arrivano da questo Karthus si fanno sentire. Ma è riuscito a tankare un bel po', è riuscito a utilizzare la strapietra e poi proteggersi con il suo scudo. E poi ancora una volta lo scudo è tornato fuori dal cooldown, permettendogli di sopravvivere al Requiem in un momento in cui non aveva nemmeno più il proc del raccolto scuro disponibile Jankos, perché l'aveva già utilizzato mandandolo a quegli HP così bassi.
tra l'altro avrà avuto tipo 2-3 HP Thor in quella situazione. Bastano. Bastano per non dare un'altra kill a carta. Questo è sicuro. No, ok. Wunder alla terza ci è arrivato, finalmente. Ci è riuscito. Non uno, non due. Bello che Kedar era tranquillo e vedeva, Cioè, ok, ci sta magari provando. Magari non farà il giro. No, ma alla fine, appunto, stavo parlando prima di come non ci sia molto non-commit engage. Il che vuol dire che se vogliono uccidere quel Karthus, gli Excel devono o lanciargli addosso Tore, o lanciargli addosso Kedrel, o lanciargli addosso Expect. E questo rende molto più difficile ucciderlo e poi evitare lo fight. E poi quindi nullificare quella passiva. E quei comunque momenti in cui Jankos è così pericoloso. Già. Neanche lì il fatto è trovarlo fuori posizione, ma è un'impresa. È un'impresa farlo. 10 secondi ora dallo spawn dell'ultimo drago per i G2. Diversi richiami in base. Qua un plauso molto importante da fare ancora una volta per quanto riguarda l'itemizzazione. Già. Guarda, Orne al 14 può potenziare due oggetti. Infatti ha già potenziato il frammento infinito che Caps ha costruito come secondo oggetto. E la mannaia oscura che era già nell'inventario di Wunder. E adesso, quando raggiungerà il livello 15, potrà puntare a potenziare prospettiva il Rabadon di Jankos. Nel frattempo i G2 si sono presi quel quarto drago. Evocazione della forgia, cerca il nocco. Accoppiato da un po' di risate e hilarità, Wunder si lancia in avanti. Mickey costretto ovviamente alla fuga. Flash, capriola, Wunder comunque ancora nel seguimento. Kendall trova una doppia spanciata, catena corruzione, faccia sfasciata, Expect, potere trova l'uccisione, powerbomb! Mentre Jankos pulisce e punisce Mickey. Sono un po' in Caps. Fuga gli Excel. Caps. 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 Vai. Ecco. Oh. Caps. Ok. E ora? Round 2. Fight. Faccia sfasciata. W. Un ottimo flash per riposizionarsi. Attenzione, il muro da parte di Jankos. Mette in fuga. Che non vale. Caps. Niente più round 2. 1v1. Così non vale. Era una circostanza così bella. Era un fight così bello, ma. E G2 ancora una volta trovano un ottimo fight, trovano la marea di danni che stavano nascondendo nel cilindro e con persino quell'anima del drago dell'oceano il rimanere abbastanza in salute non è mai un problema. Si fanno avanti, si prendono anche questo inibitore, decidono di arretrare. Il loro prossimo obiettivo ovviamente sarà il barone Nashor per dare colpo di grazia alla base avversaria. 4 minuti e 30 al drago maggiore e da ben più di 6 minuti un barone gustoso. Infatti vediamo per appunto un paio di ping che si iniziano ad avvicinare a quell'area. Rivediamo ancora una volta il fight, rivediamo ancora una volta la bellissima suprema da parte di Perks che ha usato la E qua, nemmeno la seconda attivazione della ult. No, la E. Quindi è proprio... Sì, è proprio trollata. C'era un problema alla base su quella, sì, su quella la azione. La E non reattiva. Wunder che viene preso fuori posizione dall'engage iniziale di Tore, ma qua subito il fight si divide. Puoi già capire che questa non finirà bene per gli Excel, perché quando hai due giocatori sopra, due al centro, uno sotto, mentre i G2 stanno macinando uccisioni e danni un po' ovunque su tutti e tre i fronti, le prospettive di successo non sono ottimali. E poi questo inseguimento finale da parte di Caps e Kedrel che riesce a prendere molto tempo con il cronografo, ma non abbiamo tempo perché Mickey è preso di assedio. Mickey contro Mikix, lama dello Zenith. Che schifo, quello è il raccolto oscuro. Quello è il pop-up della Q, il raccolto oscuro. Jankos si ha tolto più di metà vita. E qui Wunder, un po' di ping pong per lui, catena corruzione, il brand esplosivo adesso, faccia sfasciate powerbomb, Wunder sotto torre, morirà, sì ma è morto anche Patrick, e Patrick è il tuo di carry, Wunder no, si lanciano dentro, Perks avvicinato da Norskeren, ovvero Tore, intanto piano piano gli Excel cadono come pere gotte uno dopo l'altro, ed è una tripla uccisione e carneficina! Hai un Orn 1-2-15, hai l'anima del drago dell'oceano. Se non divi, godi solo a metà. Rivediamo ancora una volta questo fight, questo engage iniziale su Mickey che assorbe due supreme, prende una marea di danni, muore. Caps addirittura con la ulti dalla distanza, cercava almeno di prendere l'assist o di rubare l'uccisione, non lo sapevo mai, non lo so. Ma non ci riesce. E poi il fight prosegue in una maniera un po' scomoda, con una marea di risorse che vanno verso Wunder, che riesce comunque ad assorbirle con il cronografo. Poi sì, viene isolato, ma così anche Patrick, che in mezzo a quattro membri dei G2 non passerà certo un pomeriggio piacevole. E infine... questa azione finale, il dive con Perks che tanca la torre in eterno, perché è così resistente, perché ha l'anima del drago d'oceano e possiamo vedere ad occhio nudo la sua barra degli HP risalire con quei continui numeri più 39, più 64, più 62. La riduzione delle cure dal lato opposto vale ben poco,
quando sei così dannatamente grosso? Non lo so, Moonboy. Non lo so. Oh, io lo so benissimo. Siamo arrivati a un certo... siamo arrivati a un certo punto. I mean, Jankos è al 16. Basta, per favore. Cioè, Kendrick è al 13. Adesso ha fatto il 13. Alquanto rara. Jankos è il livello più alto della partita. Perks soltanto adesso ha fatto il 16. Prima lo stava condividendo con Wundere. A quanto pare la jungle è curata. Doppio no cap tra Miki, lama dello Zenit suprema. Ma non vogliono lasciare una kill a Caps. Adesso finalmente arriva un'uccisione ai danni proprio di Tore. E... beh, soddisfacente però metà vita su Kedrel. Proprio soddisfacente. Mezza vita tolta al Varus avversario. E era full, quindi non c'era nemmeno proc di raccolto oscuro che tenga. G2 che ancora una volta avanzano verso la base avversaria. Si sono presi un po' tutto, quindi perché non prendersi anche il resto? E guardi il Requiem piano piano come inizia, senza neanche troppi cold out reduction nell'inventario, anzi quasi inesistenti. È già un quarto del suo ritorno, ma ormai qua i G2 vogliono chiudere, possono farlo. Il barone della loro, knock up su Expect. Tore non trova l'ancora desiderata, si infrange sul Nexus che adesso è scoperto. Gli ultimi colpi, Minion alla fine chiuderanno la partita con i due team che si guardano in faccia. E credo che sia il riassunto della partita. Già, ben poco da dire. Ben poco da dire su questa partita. Un inserimento particolare con questo Karthus nella draft dei G2. Non solo particolare perché non è un campione che vediamo molto spesso a livello europeo o occidentale in genere. A volte è un po' più prediletto in aree come la Corea, ma anche perché è molto poco familiare con lo stile, diciamo un po', dei G2. Non è un campione con il quale puoi accelerare molto il ritmo di gioco, non puoi fare outplay pazzi. È un campione che prendi per scalare e scalare e scalare. E i G2 hanno detto: se potessimo scalare in early game, una prospettiva abbastanza interessante. Non trovi Jankos? E Jankos ha detto: ma sì, ma certo, infatti è passato. Si è raccolto le sue prime uccisioni. È partito alla stragrande con questo pick. E l'abbiamo visto, è rapidamente diventato inarrestabile. Anche quando hanno trovato quella prima e poi unica, penso, uccisione su di lui. Sì, lo shutdown è arrivato, ma a fine game aveva comunque 25 stack sul Magi, una marea di kill e assist e danni che piovevano dal cielo, letteralmente. Non solo, ma anche i livelli, abbiamo detto, era uno dei più alti della partita, se non ovviamente affiancato dagli altri livelli 16, con un Kedre che era al 12 praticamente, 13 fatto all'ultimo, quindi una disparità imbarazzante. Purtroppo sì. Questa partita è stata un po' imbarazzante, ma non nel senso imbarazzante né per uno, però è proprio la sua identità, un po' imbarazzante, un po'... scemo. Ti trovi un po' a disagio a guardarlo? Un po' disagio, un po' così. Vedi alcune azioni, vedi lei di Ornn sul riutilizzo della Suprema dell'occasione della Forgia, che non funziona. No. Quello può sembrare uguale, lo slancio in avanti, ma non è lo stesso. La differenza è che uno è proprio uno slancio e l'altro è la testata. È diverso. Sì, è diverso, non si può spiegare. Ma non è. Puoi però solo provarlo. Beh, con questa partita, se non altro, i G2 sono tornati dopo quella settimana 0-2 dove... Sono tornati i G2, certo, sono degli XL che, abbiamo detto, partiti molto bene, diciamo, all'inizio, hanno avuto un po' un trend in calo queste ultime settimane, ma si assestano sempre lì, su quella parte un po' alta della classifica, più che altro invece è molto compatta. Questo però porta nuovamente i G2 a contendersi i primi posti, mentre invece per gli XL a doversi accontentare un po' delle briciole, ma... Parlavamo prima di quella 0-2 week da parte di G2 di come per l'appunto i G2 fossero una sconfitta un po' pronosticata a grandi, salvo che loro stessi non decidono di attuare il contrario, però sì. questo è un bel potere, però, se ci pensi come team, decidere quando vuoi perdere, tutto sommato. Che potere vuoi, l'immortalità, voglio decidere quando voglio, quando perdo lo decido io. Che per certi versi è un po' immortalità, sì, quindi tutto sommato. È abbastanza interessante la ripresa da parte dei G2. Purtroppo per gli XL questo vuol dire portarsi ancora un altro passettino indietro, perché erano quel team appena fuori dalla zona playoff, esatto, al quale mancava soltanto una vittoria per raggiungere alcune delle squadre lì sopra, quindi questo vuol dire arrestarsi un po', non per ora, magari ci riproveremo nella giornata di domani. E i G2 che mantengono invece il loro parità almeno per quella prima posizione a fianco dei Misfits, che si sono portati a casa già la vittoria di oggi.
Esatto, ma ovviamente molto di questa partita va proprio lì, su Jankos, su quel Karthus disgustoso, dei suoi danni disgustosi, ma non nel senso che siano disgustosamente forte, è qualcosa di troppo elevato, troppo che ti disgusta. Vabbè, Jankos comunque ha avuto il suo game dove ha giocato il suo carry, ha giocato il suo campione, guarda, che fa danni, da domani si torna a Sejuani, quindi esatto. Ma guarda, io sono contento semplicemente perché Jankos lo apprezzo, perché è abbastanza salterino per fare queste cose, quindi 10.4, Garen, Darius, Mordekaiser nella giungla e io lì sto aspettando. Ma io l'occhio lungo, sì, amico mio. E io lì aspetto che si lanci, ma anche Wunder stesso su alcuni di questi pick può essere interessante, perché e qui piccola e breve parentesi, i buff del 10.4 vanno anche a toccare delle interessanti azioni dove il top laner fa alcuni trade, va sul gromp, si refulla e se ne va, quindi ci può essere anche una piccola prospettiva di mantenere le corsie. Ma detto questo, torniamo a questa partita che si chiude quindi con la vittoria dei G2, una vittoria consistente non tanto nel suo svolgimento quanto più nel risultato, che schiaccia